Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Synergy Cittanova, da 40 anni al vostro servizio. Tutto da prendere al volo con i nostri sottocosto. Smart TV Samsung 43 pollici Ultra HD a soli €349,99. Smartphone Samsung A30S a soli €199,99. Lavatrice Hotpoint Ariston 8 kg €299,99. Motore garantito 10 anni. Frigorifero Beko ventilato 310 litri. Maniglia integrata disponibile in vari colori a soli €299,99. Sotto gli sconti d'estate, numerosi piccoli e grandi elettrodomestici da Synergy Cittanova. Telefonia, Centro Team, piccoli e grandi elettrodomestici, stufe a pellet, Nordica, Ravelli, linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento rateale fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale, 40 anni di emozioni. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà, Caciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico, antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Caciuto, bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ora che state tornando a correre, giocare, lavorare, viaggiare, ricordatevi che l'acqua potabile serve per bere, cucinare e lavarsi. Farne un uso diverso è sbagliato. Il comportamento scorretto di pochi può creare disagi a molti. Per assicurare continuità del servizio idrico in estate, Sorical chiede collaborazione ai calabresi e ai sindaci. Non sprecare acqua potabile e farne un uso responsabile preserva l'ambiente e tutela i cittadini. Sorical c'è ogni giorno, a casa tua e nei luoghi che più ami.
Puntualissima in diretta, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, è mercoledì 19 agosto, tante le notizie che dominano oggi i principali quotidiani calabresi, soprattutto parleremo ancora di coronavirus, c'è positivo una bimba di 2 anni, era stata in ospedale peraltro, ci occuperemo di questo, parleremo di politica, soprattutto ci occuperemo anche di cronaca giudiziaria. Andiamo a dare un'occhiata velocemente alle prime pagine, iniziamo col quotidiano del Sud, le edizioni di Reggio Calabria. Positivo una bimba di 2 anni, era stata in ospedale peraltro, domina questa news in apertura per quanto riguarda il quotidiano. Il caso a Crotone, la piccola sta bene ed è in quarantena domiciliare, contagiato anche il padre. Primo tampone positivo invece per un calciatore del Catanzaro, allenamenti sospesi, oggi nuovo test a Montalto, madre e figlia in isolamento, virus preso in Spagna, Reggio, altri 2 alla Apericena. Dunque crescono i contagi in Calabria. La fotonotizia di centropagina: comprava Bitcoin con i fondi europei destinati a corsi di formazione, sequestro di beni a un uomo di Castrovillari, indagini complessa. Invece per le 2 notizie nel taglio alto sono i titoli sotto testata, cambiamo decisamente argomento. Regione Calabria, la nomina all'avvocatura ancora oggetto di scontro, ordine sul piede di guerra, ieri l'ampio servizio nel nostro TG News, e qui la cittadella regionale di Catanzaro. Invece alla Lamezia Terme si parla di assenteismo all'ASPE, chiuse le indagini per archivista e dirigente. Andiamo avanti, ci occupiamo della città di Reggio Calabria, la città dello stretto si prepara al voto del 20 e 21 di settembre, un dubbio e 11 quasi certezze, 3 giorni alla presentazione delle liste, schieramenti in defibrillazione, ecco i candidati sindaco in attesa di altri ritiri e della mossa di Cannizzaro. Invece si parla anche di scuola, la senatrice Vono di Italia Viva, il partito di Renzi, gli operatori hanno bisogno di tutele, condiviso appello dell'associazione per quanto riguarda l'inizio soprattutto dell'anno scolastico. Lasciamo il quotidiano del Sud, Gazzetta, scuole mezze piene e mezze vuote, e questo è il punto di domanda. Coronavirus in Calabria, aule insufficienti, la ripresa potrebbe dunque prevedere attività in presenza e a distanza. Altri 5 casi intanto di coronavirus nella regione, una bimba e anche un calciatore del Catanzaro Calcio. Qui invece appare l'ex presidente della BCE a Rimini, vedete il meeting 2020, Draghi, investire sui giovani, non priviamoli del futuro. Il domani è fosco, dice, non certo facilitato dal coronavirus. Draghi al meeting, dare ossigeno ai ragazzi, non farlo è tra le più gravi forme di disuguaglianza. E noi proseguiamo, appurare con chiarezza il percorso di Viviana. A Caronia non una traccia di Gioele, la scomparsa dunque, al vaglio le celle telefoniche presenti il 3 agosto nel luogo della scomparsa. Dov'è il bambino? E questo è il punto di domanda. La polizia controlla un pozzo in località Sorba di Caronia. Noi andiamo avanti, ci occupiamo subito delle altre notizie, andiamo le 3 news. Per quanto riguarda il taglio alto sono titoli sotto testata. Reggio Calabria, sorgente, tunnel chiuso, sindaco all'oscuro, vedete i sigilli al sottopasso a Reggio Calabria. E poi i rifiuti a tenere banco nella città dello stretto, ecoballe, il TAR respinge il ricorso dei cittadini, le prime ecoballe stoccate, eccole in questa foto. Locri, i fatti risalgono al 2012, furto dell'ascensore del teatro, la procura ha chiesto il giudizio per 8 persone indagate. Continuiamo, Santo Stefano da Spromonte, nessuna lista per contrastare il sindaco uscente Francesco Malara, anche Santo Stefano si prepara al voto di settembre. Tauria Nova invece per le amministrative, Rigoli si ritira come nel 2015, ma stavolta per motivi di salute, l'ex consigliere è costretto a rinunciare alla candidatura a sindaco, 5 anni or sono, aveva fatto un passo indietro dopo aver ricevuto lettere minatorie. A Rosarno la CGIL, il comune vincoli i pagamenti all'Ocride Ambiente, il sindaco denuncia i lavoratori senza stipendio nonostante il comune sia in regola con i pagamenti. A San Luca invece per la giudiziaria si è costituito Antonio Mammoliti, indagato assieme ai 2 fratelli nell'operazione antidroga Coleos del luglio scorso. Calabria, apertura degli asili, il comitato dei servizi educativi scrive alla regione
Regione Calabria. Analizzeremo e approfondiremo questa notizia tra poco, a pagina 17. Poi cartelle fiscali, uno stop, meno pressing sui cittadini. L'Agenzia delle Entrate, riscossione, uno vademecum dall'Agenzia ai cittadini per mettere ordine tra le varie scadenze. Per quanto riguarda il nostro portale www.telemia.it, lo dicevamo, l'ultimo bollettino di ieri delle ore 17, coronavirus in Calabria, altri 5 nuovi positivi. Invece in Bacheca, vedete Siderno, Antonella Veles, su impianto Salleo, la Metro City ha deliberato l'aumento dei rifiuti in assenza dei commissari della città. E ancora Reggio Calabria, vasto incendio nei pressi di Condofuri, chiusa al traffico la strada statale 106, avete le lingue di fuoco che hanno imperversato per tutta la giornata ieri a Condofuri, ma non solo, anche in altre località della provincia e della Locride. Elezioni assoverato, Tesoro Calabria si ritira, Tanzi, non accettiamo inciuci con i sistemi di potere. Vedete, Carlo Tanzi è stato anche candidato a governatore della Calabria nelle elezioni del 26 gennaio. Invece la controcopertina, si parla di coronavirus, la notizia dell'ultima ora, positivo calciatore del Catanzaro, sospesi gli allenamenti per quanto riguarda le Aquile. E ancora terremoto ieri nel tardo pomeriggio in Calabria, scossa avvertita dalla popolazione, epicentro nel Mar Ionio, non si segnalano fortunatamente danni a cose o persone. Prima di completare con le notizie più importanti del nostro portale, Capitaneria di Porto di Roccella in allerta per un altro possibile sbarco di immigrati. Attendiamo notizie dell'ultima ora, era atteso un altro sbarco a Roccella Ionica, gli sbarchi della Speranza che stanno continuando in diverse località calabresi. Lasciamo il nostro sito www.telemia.it in aggiornamento, naturalmente lo terremo aperto, terremo aperta la nostra pagina per aggiornamenti dell'ultima ora, visto che siamo rigorosamente in diretta con lo studio centrale di Roccella, per quella che è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni giorno con l'edicola digitale. Sono tante le notizie, iniziamo con Gazzetta quest'oggi, andiamo subito all'interno, facciamo il punto su quella che è la situazione coronavirus in Italia e nel mondo, ma anche in Calabria. Parliamo subito di scuola, ancora tante le domande per pensare alla riapertura. Mascherine, banchi, trasporti, oggi si riunisce intanto il comitato scientifico, sono attese delle novità importantissime. Tra le ipotesi, una differenziazione tra le regioni secondo i dati epidemiologici, e questo è il punto di domanda. Sono prove tecniche di distanziamento, come vedete qui una possibile disposizione dei banchi in una scuola romana. Intanto l'attenzione rimane sempre alta perché i contagi aumentano, i decessi pure, l'età dei contagiati si sta fortunatamente abbassando, l'OMS, i ventenni e quarantenni spingono comunque la pandemia, intanto si moltiplicano i focolai, lo dicevamo, che fanno paura in giro per l'Italia. Qui il professor Galli, stiamo cominciando, dice, a rivedere casi che necessitano di rianimazione, per cui la situazione non è dei migliori. Sarebbero il 51,5%, ora è determinante il ruolo degli infetti asintomatici, attenzione agli asintomatici in questa fase. Cosa succede se in classe c'è un positivo al virus? E questo è il punto di domanda. Riparliamo ancora una volta di scuola, di sicurezza e le regole del protocollo. Si studia la possibilità di adottare testi rapidi in presenza di sintomi, soprattutto se c'è tosse e febbre. Per quanto riguarda la Gazzetta del Sud, noi proseguiamo, lo facciamo con quelli che sono gli altri fatti della giornata, passiamo prima dal calcio, poi ci occuperemo di pagine regionali per quanto riguarda l'edizione di questo mercoledì. Vedete il calcio in primo piano, si parla di mercato, Juve su Zaniolo e Zeco, Lazio, Silva, che scintille, mercato bianconeri con il nodo Higuain, si muove il mercato delle grandi, intanto l'Inter sente profumo di Coppa e soprattutto c'è grande attesa per questa finale contro il Siviglia. Il Paris Saint-Germain va in finale invece di Champions League, ha battuto il Lip
Lipsia 3-0, tutto facile per la squadra francese. Vediamo le calabresi velocemente prima delle pagine regionali. Crotone, vacanze agli sgoccioli e dunque poi si pensa alla preparazione e soprattutto al mercato. Il Cosenza è nelle mani del manager Occhiuzzi, vedete qui il giovane allenatore che ha portato il Cosenza alla salvezza. Guarascio adesso stravede per il tecnico dell'impresa, ha sostituito Pepe Pillon prima del coronavirus. Noi andiamo avanti e parliamo della Regina che prosegue naturalmente la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B. Che fenomeni Menez e Mastur, ed Enis vuole dare ancora di più. Testa amichevole a Benevento, intanto il 12 settembre sarebbe la prima uscita per la formazione calabrese. Adesso i temi che ci portano a parlare di quelle che sono le notizie più importanti della Calabria, lo dicevamo in apertura, e la notizia più importante riportata dai quotidiani oggi: a Crotone bimba di 2 anni e il padre positivi al coronavirus. Dei nuovi casi registrati, 2 sono riconducibili alla festa di Giovane a Reggio, l'indice del contagio resta comunque molto basso. Altro ricovero ieri intanto nel tardo pomeriggio a Cosenza, dove si aggiungono 3 malati in isolamento. Vedete, allarme rientrato qui l'ingresso del grande ospedale di Reggio Calabria. Proseguiamo, parliamo di scuole, è un percorso ad ostacoli, possibile ripresa combinata, non si escludono lezioni miste con didattica in presenza e a distanza. Qui intanto l'assessore regionale Sandra Savaglio, che si occupa anche di istruzione, e il presidente dell'AMP, il preside Giuseppe Gelardi. E intanto Savaglio, l'assessore: il problema è il difficile reperimento di nuovi locali. Gelardi dell'AMP: decliniamo responsabilità di carattere sanitario. La ricerca di nuove aule in edifici esterni è ostacolata, dice, dalle rigide normative di carattere urbanistico. E ancora rebus avvio per gli asili, le strutture calabresi invocano più certezze. Il comitato servizi educativi: le scuole dell'infanzia di tipo paritario potranno partire il 1° settembre, e questo è il punto di domanda. Intanto, in una lettera indirizzata ai vertici della regione, chieste risposte rapide in vista della ripartenza. Vedete, sanificazione, alcune procedure per rendere le scuole idonee alla ripartenza e soprattutto in sicurezza. Voltiamo pagina, rimaniamo all'interno di Gazzetta, che è il giornale naturalmente più letto in Calabria e in Sicilia. Parliamo adesso di questa notizia arrivata a Catanzaro e ci occupiamo di giudiziaria. Chiuse le indagini sull'assenteista seriale dell'ASPI. La procura di Catanzaro contesta la truffa aggravata al funzionario Tomarchio, abuso d'ufficio, e l'accusa per Gallucci, direttore sanitario dell'ospedale di Lamezia Terme. Qui vedete Palazzo Blasco, l'edificio che ospita gli uffici della procura di Catanzaro. Tendopoli, il ministero fa un nuovo dietro fronte, non sarà smantellata. Ci sono novità per quanto riguarda la Tendopoli di San Ferdinando, pasticcio burocratico. Dopo anni di tensioni, l'ospitalità dei migranti resta comunque un problema. Ci sarà per il momento solo un alleggerimento e domani al via lo smontaggio di altri posti letto. E intanto qui poche tende, vedete, procede la rimozione dei ricoveri, ma il sito resterà operativo in quel di San Ferdinando. Parliamo di fondi europei per disoccupati investiti nell'acquisto di Bitcoins. Il meccanismo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Castroviller. Il 53enne rappresentante di una cooperativa per la didattica e formazione avrebbe utilizzato società con sedi a Malta, Panama ed Estonia. Sequestrati per ordine del GIP beni immobili a Castroviller, Messina e Villa Piana per 370.000 euro. Intanto un mezzo di scambio e non una moneta. Questo è l'approfondimento della notizia. Continuiamo, pagina 19, sempre le pagine regionali, tra poco però ci occuperemo di territorio. Liste pronte a Serra San Bruno a scoprire le carte, fra i candidati pure la Turano. Top secret sui nomi delle liste per Serra Insieme e Liberamente. La città di Serra San Bruno rinnova il Consiglio Comunale il 20 e 21 settembre. Solo Uniti per Serra ha presentato l'intera squadra. Ricordiamo che mancano 3 giorni per la presentazione delle liste, poi si entra nel vivo della campagna elettorale. 2 le grandi città dove si voterà in Calabria, Crotone e Reggio, e poi tanti comuni della Locride e della provincia, ma soprattutto della Piana. A Mileto un po' d'acqua e a Mileto l'allagamento è servito. C'è la denuncia
e ancora Rione, Agazzi, Palermi senza condotte fognari e Filadelfia monta la protesta tra i cittadini, dura denuncia dell'ex presidente dei commercianti, vedete la notizia qui riportata da Gazzetta. E poi a Gioppolo, altro comune del Vibonese, assunzioni sospette, l'ex sindaco Salvatore Vecchio richiama la giunta, le procedure avviate non convincono per niente l'ex primo cittadino. A Cessaniti, presentazione a Pannaconi delle poesie di Don Felice, vedete l'iniziativa, il parroco poeta Don Felice Palamara. Fondatore della Proloco e memoria storica locale a Quaro, ricorda maestro Micuzzo Tarsitani, previste due iniziative, i promotori puntano a creare una fondazione. A Filadelfia, gioco di luci nella fontana recuperata in piazza Monsignor Serrao e Filadelfia, la riqualificazione voluta dal comune per sopperire ai danni provocati da vandali. Vedete l'intervento, la fontana dopo il restauro ora si spera non venga più danneggiata. Velocemente agli altri fatti della giornata, per questa prima parte ancora temi che riguardano le pagine regionali. Soverato Tanzi, lo dicevamo in apertura nei titoli, fa marcia indietro, salta la lista di Tesoro Calabria. Restano in campo solo due schieramenti, intanto c'è il sindaco uscente Alecci, il geologo, non ho trovato persone pronte per il cambiamento della città di Soverato. Carlo Tanzi, il leader di Tesoro Calabria, evidentemente mi sono sbagliato, la città non è pronta. Vedete qui Carlo Tanzi che parla con alcuni cittadini a Soverato. Taverna, il futuro dalle origini, Canino torna in pista, nuovo duello con Tarantino proprio come nel 2015, stessi aspiranti consiglieri con qualche new entry. A Monte Paone l'alternativa è Giuseppe Macri, a poche ore dalla presentazione delle liste spunta lo sfidante di Migliarese, già vice sindaco nella travagliata consigliatura targata Froio. Vedete Giuseppe Macri, l'ex assessore pronto ad affrontare Migliarese, due liste dunque a Monte Paone per il rinnovo del consiglio comunale. Provinciale interrotta da oltre 5 mesi, la strada Petrizzi Campo Farnia, lo sfogo di un cittadino sui social le chiama in causa le autorità, vedete come si presenta la carreggiata, la strada crollata, le attuali condizioni della provinciale 119 dimostrano veramente le crepe in questa carreggiata, situazione veramente difficile. Dopo 12 anni il parco marino ha i suoi confini, andiamo a Soverato, delimitazione ufficiale dell'area protetta, scongiurata il pericolo derivante dal transito delle imbarcazioni. Noi ci occupiamo adesso di quelle che sono le notizie della pagina di Reggio, questa tornata elettorale importantissima, Castore chiude il tunnel della sorgente ma Falcomatà era all'oscuro di tutto, e poi vedete riordino del settore, vertice alla regione, qui il sindaco Giuseppe Falcomatà in foto, e poi il TAR benedice l'ecoballe a San Batello e dubita del comitato. Poi ci sono le pagine dedicate naturalmente alle elezioni amministrative, vedete grande spazio, Cannizzaro in silenzio, coalizione in ansia, sabato scade il termine per la presentazione di tutti i candidati che parteciperanno alle prossime elezioni comunali, ma oramai appare irreversibile l'abbraccio con Nino Minicucci in un centrodestra di nuovo coeso e che potrebbe arrivare a mettere in campo almeno 10 liste, dicono le ultimissime, qui vedete Silvio Berlusconi e Francesco Cannizzaro. Lasciamo la pagina di Reggio, le elezioni nella città dello Stretto e andiamo subito ad occuparci di quelle che sono le notizie della Tirrenica. Andiamo a Palmi, mercatino delle pulci, regolamento approvato. Invece a Varapodio, Fazzolari, il sindaco scrive al Presidente della Repubblica Mattarella, ipotesi di reato costruite. Il sindaco di Varapodio al centro dell'indagine sull'accoglienza, i carabinieri non volevano perdere la faccia. Vedete Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio. E ancora Taurianova, Giuseppe Rigoli ritira la candidatura a sindaco verso le elezioni a Taurianova, un altro comune insieme a Polistena e Cinque Frondi dove si rinnova il consiglio comunale, ma sono anche i piccoli centri della Piana di Gioia Tauro a rinnovare il consiglio comunale il prossimo 20 e 21 settembre, tra cui Giffone e anche Galatro. Qui intanto Giuseppe Rigoli rinuncia alla candidatura a sindaco. Cascarano si tira fuori e sosterrà Sergio Corica verso le elezioni a Cinque Frondi, potrebbe essere solo due le liste, quelle guidate dal dottor Sergio Corica e da Michele Conia, il sindaco uscente. Intanto Marco Cascarano non si candida a primo cittadino e dice: avevo già annunciato che non mi sarei più candidato a sindaco. Eccolo Marco Cascarano, consigliere comunale di opposizione ed esponente di spicco per quanto riguarda Fratelli d'Italia, è stato anche candidato a
alle elezioni regionali del 26 gennaio ha ottenuto il 44% dei consensi. A Polistena, altra città dove si vota ma si parla d'altro, nuovo affondo di Fratelli d'Italia contro il gruppo di maggioranza. Dopo la replica di Avanti, Polistena ribadite le critiche mosse su numerosi aspetti dell'amministrazione. Intanto qui Antonio Versavia, coordinatore del circolo polistenese di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti, ci occupiamo ancora di Tirrenica. Stromboli, patrimonio dell'umanità, Gioia Tauro c'è. Il comune ha aderito a Network Mediterraneo che candida all'UNESCO il tramonto sull'isola delle Eolie. Vedete Stromboli, un incantevole tramonto visto da Gioia Tauro, veramente suggestiva questa foto. Iniziativa intanto dell'assessore alla cultura Moliterno e encomio dal comitato. A Rosarno scomparso l'ex sindaco Antonio Alessi, si è spento all'età di 87 anni. L'ex sindaco di Rosarno Antonio Alessi, esponente di spicco dei socialisti locali della provincia Regina, uno dei maggiori protagonisti della vita politica cittadina. Locri d'ambiente in cassa ma non paga i lavoratori, ci sono problemi per quanto riguarda gli stipendi dei lavoratori di Locri d'ambiente. Rosarno, la denuncia arriva dalla FPCGL, il servizio è garantito per non pesare sui cittadini. A Gioia Tauro extracomunitari fermati con quasi un chilogrammo di droga, uno dei due aveva anche 1190 euro in contanti nascosti in una scarpa, vedete la droga e il denaro sequestrati dalla polizia a Gioia Tauro. A Rizziconi, rimanendo nella piana, l'ascesa della compagnia I Baroncini, l'associazione culturale prosegue con passione a far sognare con il teatro, vedete l'esibizione, gli attori della compagnia rizziconese. A Rizziconi adesso altro che 5G in paese, non si ricevono nemmeno i canali Rai e monta la rabbia. Andiamo ad occuparci adesso delle altre notizie, questa volta ci occupiamo di Ionica, andiamo a dare un'occhiata alla notizia che arriva direttamente da Locri. Un impianto semaforico per evitare ingorghi e altri pericoli. Strada Locri-Gerace in attesa dei lavori di ripristino dell'intera carreggiata interessata al movimento franoso. È impossibile utilizzare una via interpoderale come percorso alternativo. Vedete alcuni sindaci della Locri ed è qui contrada Puzzello con i sindaci Pizzimenti e Calabrese. Sono rispettivamente i sindaci di Gerace e Locri. Ancora Gerace, Madonna degli Angeli si presenta il restauro. A Melito, conto alla rovescia per le liste, la Demetrio senza sfidanti? Questo è il punto di domanda. Melito Porto Salvo verso le comunali, ricordiamo cittadina commissariata. E qui la panoramica di Melito. Le elezioni non sembrano aver particolarmente animato l'arena politica locale. Parrebbe tramontata la candidatura di Russo. Sempre a Melito i resti del Torino saranno valorizzati, una scelta importante che punta tutto sulla musealizzazione in acqua. Il castello di Condoianni a Sant'Ilario dello Jonio al centro invece di un progetto di recupero. Assieme alla cosiddetta casa baraccata, possibili frequentazioni dell'area già prima del periodo normanno. Vedete il castello di Condoianni, molto suggestivo, qui i resti della fortificazione. Continuiamo, adesso ci occupiamo di pagina 29. Locri, 8 indagati per il furto nel teatro, avrebbero fatto sparire l'ascensore. C'è anche il responsabile dell'area tecnica e manutentiva e urbanistica del comune. Invece a Marina di Gioiosa, per le brevi, ennesima piantagione rinvenuta dai carabinieri. Poco più di 700 piante di canapa indiana sono state scoperte in una zona collinare e impervia di Marina di Gioiosa dai carabinieri della locale stazione. A Portigliola il galà della lirica al Teatro Greco Romano, l'appuntamento domani sera alle ore 21:45. E invece a Siderno, sempre per le brevi, raccolta fondi insieme in corsia. A Caologna è stata celebrata alla Marina invece la messa dell'Aurora. Andiamo avanti con le altre notizie. Anche l'ultimo gruppetto trasferito in nuove sedi, i minori positivi al Covid sbarcati a Rocella Ionica. E qui vedete un momento della conferenza stampa. Francesco Scali,
Vittorio Zito, sindaco della città di Roccella, Alessandra Cianflone e Domenico Cartolani in conferenza stampa per parlare naturalmente di minori e di immigrazione. Zito, il sindaco, per il futuro occorrono regole precise. Intanto anche l'ultimo gruppetto trasferito in nuove sedi. Cittadinanza onoraria a Momo. Questa è la notizia di approfondimento. E poi a Bivongi, Ugo Franco sull'argomento, un incrocio da mettere in sicurezza, ancora un incidente. In pochi si fermano allo stop, tanti quelli che lo superano in velocità. Ennesimo incidente dunque, fortunatamente senza feriti, al pericoloso incrocio nella zona bassa del paese tra la via del Progresso posta sulla provinciale 9 e via della Libertà su strada comunale. E di ieri lo scontro tra una Fiat che salendo non ha osservato lo stop e un SUV che giungeva dalla strada provinciale 9. Impatto inevitabile e danni solo ai mezzi, perché la velocità fortunatamente era minima. E qui vedete, Ugo Franco riporta la foto, i rilievi subito dei vigili, la Fiat è rimasta coinvolta nello scontro. Si è costituito Antonio Mammoliti alla giudiziaria. San Luca indagato nell'operazione antidroga Coleos. Gli viene contestato in concorso un ruolo apicale nel sodalizio criminoso. Lo scrive Rocco Muscari. Antonio Mammoliti, indagato nell'ambito dell'operazione antidroga Coleos, si è costituito spontaneamente ieri mattina, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l'avvocato Cosimo Albanese, presso la casa circondariale di Reggio Calabria, con il presidio degli agenti del commissariato di polizia di Siderno e della questura Regina. Questo è un primo stralcio di questo servizio riportato da Gazzetta del Sud. Possiamo archiviare. Gazzetta era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato con quelle che erano le notizie più importanti della giornata. La nostra diretta di questo mercoledì 19 di agosto prosegue subito con il quotidiano del Sud. Coronavirus in primo piano in Italia e nel mondo e subito in Calabria, e andiamo a dare subito un'occhiata all'interno. Emergenza coronavirus, meeting Rimini, Mario Draghi, a rischio il futuro dei giovani, dice. E qui vedete Mario Draghi, la chiusura delle scuole ha interrotto percorsi educativi. E poi l'approfondimento, vedete l'altra faccia del meeting di Rimini, un focus sulla sanità che verrà. Bastiani, non siamo eroi ma siamo stati costretti a essere realisti. Qui il meeting di Rimini con il distanziamento sociale, come un po' tutte le iniziative che si stanno svolgendo. Parliamo di economia. In 6 mesi registrato un meno 40%. Il Covid frena la corsa degli imprenditori stranieri in Italia. Andiamo avanti, ci occupiamo subito di pagina 3. Enrica Battifoglia fa il punto della situazione sui contagi. In Italia si è abbassata l'età dei contagi. L'OMS, quelli tra i 20 anni e i 40 anni stanno pilotando la diffusione del coronavirus. Infuria la pandemia soprattutto in tutta la California. E poi discoteche, pronti a procedere ad una class action per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Dopo il ricorso al TAR, nuove iniziative dei gestori delle sale da ballo. E poi lettera ai leader mondiali, in pericolo milioni di bambini. Niente percorsi di istruzione, allarme di UNICEF per quanto riguarda soprattutto i bambini. Noi proseguiamo, altre notizie in questa seconda parte, siamo nella parte finale, stiamo parlando di emergenza coronavirus, oggi riunione del comitato scientifico, scuola caos sulle fake news, il governo studia i test rapidi. Il nodo principale resta la gestione di eventuali casi di positività, si legge nel sottotitolo. E poi all'interno del servizio, in caso di focolaio chiuderebbe l'intero istituto. Vedete, caos e incertezza sulla riapertura delle scuole, ci sono veramente tantissimi punti interrogativi. Parliamo di teatri, è stato esteso alle piccole sale l'accesso al fondo da 10 milioni, l'annuncio è del ministro Dario Franceschini. E poi migranti, regioni contro il governo, Cirio impegni disattesi, Musumeci attacca basta a Lampedusa. Ci occupiamo adesso di pagina 5, la politica nazionale, dal centrodestra ok al patto anti-inciucio, il piano per le elezioni di settembre, Meloni esulta, Freddi, Berlusconi e Salvini. Vedete qui Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in questa foto.
Enti al voto. Pomigliano e il laboratorio PD Movimento 5 Stelle sono insieme al voto. Sarà De Mastro a guidare la coalizione. Invece centrosinistra nel PD e scontro sulle alleanze per le regionali. Tensione alta all'interno del partito. E poi il lutto. Addio a Cesare Romiti. È morto a 97 anni, è stato anche al vertice di RCSI Corriere della Sera. Vedete qui Cesare Romiti in foto. Per quanto riguarda invece il coronavirus in Calabria, domina la notizia della bimba di 2 anni e suo padre positivi al virus. Il caso registrato a Crotone in queste ultime ore. La piccola è stata dimessa ed è adesso in isolamento domiciliare. Intanto continuano i test sui tamponi, oggi altri risultati. E poi tampone positivo per un calciatore del Catanzaro, primo giro di test per gli atleti, saltano anche gli allenamenti. Vedete l'arrivo dei giocatori il 16 agosto nella città di Catanzaro, avevano iniziato la preparazione sotto lo sguardo attento e vigile del nuovo allenatore Calabro. Adesso tutto sospeso perché c'è questo caso positivo di un calciatore. Cosenza, madre e figlia messe in isolamento. Hanno contratto il virus durante un viaggio in Spagna. Due donne di Montalto Fugo, nel Cosentino, madre e figlia, dopo essersi sottoposte agli accertamenti predisposti per tutte le persone di rientro da paesi considerati a rischio contagio, sono risultati positivi al Covid-19. Rientravano da un viaggio in Spagna. I migranti lasciano Rocella Ionica, trasferiti a Bocchigliero. 15 sono guariti, solo 2 dei minori ancora infetti. Vedete qui i migranti minorenni ospitati per ben 36 giorni a Rocella Ionica fino a ieri. E dunque adesso hanno lasciato Rocella con trasferimento a Bocchigliero. E poi la storia, rifiuta di indossare la mascherina, un uomo è stato fatto sbarcare dal volo Pisa Lamezia Terme, attimi concitati prima della partenza, vedete qui il volo. E ancora il punto, altre 2 persone contagiate dopo la pericena a Reggio Calabria, tutto partito da una ragazza che era rientrata da qualche giorno da Milano. A Cosenza, Roseto Capospulico, c'è la conferma, secondo tampone per l'uomo ricoverato a Cosenza. Invece il bollettino della Regione Calabria, in aumento i casi segnalati, lo dicevamo, aumentano i casi in Calabria in queste ultime ore. Dalla rilevazione della Regione ci sono 5 positivi in più rispetto a ieri. Adesso le pagine regionali Calabria, cambiamo decisamente argomento, tra poco chiuderemo con le notizie attesissime del comprensorio. Regione, avvocatura e ancora scontro. La nomina ad interim di Borgo contestata dall'ordine degli avvocati. Dopo la sentenza che annulla la nomina regionale, un altro atto illegittimo. Vedete qui la presidente della Regione Calabria, la governatrice Iole Santelli. Pronta la denuncia alla Corte dei Conti. E intanto si parla di scuola nelle pagine regionali. Gli operatori hanno bisogno di tutele. La senatrice Vono sull'ipotesi della responsabilità penale per i dirigenti. La parlamentare accoglie l'appello del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Vedete la senatrice di Italia Viva Silvia Vono. Ex Movimento 5 Stelle. Crotone, magnitudo 3.5, la scossa di terremoto di ieri lungo la costa crotonese. Non si segnalano, lo dicevamo, danni a cose o persone. Tanta paura perché è stata percepita, soprattutto nella città pitagorica, la scossa di terremoto e anche lungo la costa. Politica, comunali, assoverato, Tanzi molla tutto. Troppi interessi, dice, non leggo il mio nome agli inciuci. E poi a Aspromonte l'iniziativa controlli nel parco dei carabinieri in bici. Vedete i carabinieri in bicicletta in Aspromonte. Noi andiamo avanti, le altre notizie tutte importanti. A Castrovillari i fondi europei investiti in bitcoin, sequestrati beni a un imprenditore 53enne per 370.000 euro. Gestivo un ente di formazione per disoccupati, ieri mattina il blitz delle Fiamme Gialle. Un'indagine molto complessa e qui vedete in foto i finanzieri in una delle fasi dell'operazione. A Lamezia Terme, assenteismo all'ASP, chiuse le indagini, sotto accusa il funzionario Rosario Tomarchio e il direttore sanitario Antonio Gallucci. L'archivista su 41 giorni si sarebbe assentato per 34 e non sarebbe stato sanzionato. Vedete qui la sede dell'ASP di Catanzaro. Parliamo ancora di sanità, l'ANAC vigila sul cantiere dell'ospedale. Il parlamentare Forciniti sull'opera della Sibaritide e il parere dell'anticorruzione. Il mancato rispetto
rispetto del cronoprogramma e responsabilità della regione. Cantieri ancora fermi. Per tutto il mese non si farà nulla. Vedete il progetto qui in questo rendering dell'ospedale della Sibaritide. Noi proseguiamo, voltiamo pagina e raggiungiamo subito le notizie che riguardano il territorio per proseguire la nostra diretta di oggi. Ci sono le pagine di Reggio dedicate alle amministrative del 20 e 21 settembre e intanto noi andiamo a Santo Stefano in Aspromonte. Malara, il bilancio di 5 anni. Il sindaco riassume l'operato della sua amministrazione ormai a fine mandato. Il resoconto prima di tentare il bis, abbiamo voluto entrare nel terzo millennio. Vedete Francesco Malara si ricandida a sindaco e che una panoramica molto bella e suggestiva di sera, tra l'altro, di Santo Stefano in Aspromonte, sembra un presepe. Bagnara Calabra, premiata la calabresità eccellente a tinte rosa. Invece a Villa San Giovanni, la capitaneria di Porto la fa sloggiare diportisti abusivi dal molo sotto flutto. Avvisi sulle imbarcazioni e invito a presentarsi negli uffici. A Bova Marina, via per Capo San Giovanni, Caridi attacca. L'ex segretario Demme critica la mancata pulizia del tracciato. A Condofuri, stop traffico. Vedete la notizia che avete letto sul nostro portale in tempo reale. Un incendio causa la chiusura temporanea della strada statale 106 a causa di un incendio. Siamo già alle notizie della Locride. Emergenza rifiuti, regione, sindaci in coro, superare il monopolio privato. Incontro tra i primi cittadini e l'assessore all'ambiente De Caprio. E qui vedete l'impianto di selezione dei rifiuti di Siderno. A Gioiosa Ionica, scovata e distrutta in loco una piantagione di marijuana. Invece a Roccella, consorzio, bilancio e convocazione. La versione di Murdolo, dito puntato sul presidente Costa, che ricordiamo è stato sfiduciato, e qui Marcello Murdolo. Monasterace, riaprono per 5 giorni i mosaici della Casa Matta con misure severe. E poi la kermesse, quella di Ardore, lo scrive Natalino Spatolisano. Un premio ai cittadini illustri, il paese rende omaggio alle sue stelle. Proseguiamo, completiamo la rassegna stampa con le notizie locali. L'unica pagina della Piana ci porta direttamente a Palmi. Arriva il mercatino delle pulci. Dopo lunghi ritardi il regolamento è stato presentato dal comune. Si svolgerà nella centralissima piazza Matteotti con cadenza bisettimanale. E vedete qui il municipio di Palmi. A Cinque Frondi la candidatura di Sergio Corica unisce Democrat e Fratelli d'Italia. Dopo l'endorsement di Galimi tocca a Marco Cascarano. Non sarà candidato Marco Cascarano, ma pieno appoggio al dottor Sergio Corica, che sfiderà Michele Conia, sindaco uscente. Polistena, si scalda la campagna elettorale. Fratelli d'Italia attacca ancora la maggioranza. La replica di Versavia. E a Rosarno, stranieri beccati con 950 grammi di erba, vedete notizie che rimbalzano anche all'interno del quotidiano, due extracomunitari sorpresi durante un controllo della polizia. E invece per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla pagina di Vibo, ASP, malattie infettive, 3 nuovi medici. Gli operatori sociosanitari passano da part-time a tempo pieno. Assunte a tempo indeterminato, decisa anche la stabilizzazione di vari precari. Buone notizie per quanto riguarda l'ASP vibonese. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti. Abbiamo detto dello sport, la finale di Champions League vedono il Bayern di Monaco superare il turno dopo aver battuto il Lipsia, e adesso riflettori puntati naturalmente in questi giorni solo ed esclusivamente sul mercato, ma anche sull'Europa League e sull'impegno dell'Inter, poi naturalmente riflettori su quella che sarà la nuova stagione calcistica con il mercato delle grandi che incomincia a prendere in questa fase e nel pieno, dobbiamo dire, in questa fase per i nuovi arrivi. Ci fermiamo qui per quanto riguardava la rassegna stampa di oggi, questo mercoledì 19 agosto alle 13.30, la prima edizione del TG News con tutti i fatti della giornata. L'edicola digitale invece ritornerà puntualmente domani. Vi ricordiamo il nostro portale per essere sempre aggiornati in tempo reale, www.telemia.it, insieme alle nostre
nostre pagine Facebook 24 ore al giorno per la diffusione delle notizie. Grazie a tutti voi per averci seguito e per aver ospitato Telemia sul canale 85. Serena e felice giornata d'estate, arrivederci. Sinergy Cittanova, da 40 anni al vostro servizio. Tutto da prendere al volo con i nostri sottocosto. Smart TV Samsung 43 pollici Ultra HD a soli €349,99. Smartphone Samsung A30S a soli €199,99. Lavatrice Hotpoint Ariston 8 kg €299,99. Motore garantito 10 anni. Frigorifero Beko ventilato 310 litri. Maniglia integrata disponibile in vari colori a soli €299,99. Sotto gli sconti d'estate, numerosi piccoli e grandi elettrodomestici da Sinergy Cittanova. Telefonia, centro team, piccoli e grandi elettrodomestici, stufe a pellet, Nordica, Ravelli, linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento rateale fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione. Sinergy Cittanova, vicino alla villa comunale, 40 anni di emozioni. Sfioriamo i tuoi capelli, li dipingiamo del colore dei tuoi sogni, ma non siamo solo mani, siamo anche cuore. Dal 28 giugno omaggiamo gli operatori sociosanitari di un momento di autentico relax. Scopri di più su compagniadellabellezza.com. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.